Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Fortnite capitolo G. Siamo ormai alla fine, mancano solo 3 giorni all'arrivo di questa nuova stagione numero 1 del capitolo 5. Quindi il 2 di dicembre alle ore 8 ci sarà l'evento finale di questa stagione G e quindi se dovete completare il pass battaglia questo video fa per voi. Vi ricordo inoltre il contest di oggi dedicato a Black Widow OG, quindi una skin che ritorna dopo tantissimo tempo. Se volete recuperarla, andatevi a recuperare il video di stamattina, lasciate il like, iscrivetevi al canale e se volete supportarmi, codice creatore il GianYT tutto attaccato, mi raccomando, se lo farete taggatemi su Instagram perché verrete ripostati e menzionati nei video futuri. Dunque, amici, oggi vediamo una nuova mappa creativa, Deathrun, davvero niente male. Il codice della mappa è 00790155 9164. Startatela in modalità partita privata e seguite tutti i passaggi se volete guadagnare tantissimi punti esperienza. Ricordo che il cap giornaliero è di 400k al giorno che si resetta ogni giorno. Dunque, una volta startata la mappa, vediamo se parte. Dovremmo esserci. Ok. Dobbiamo attivare il timer che si trova esattamente qua a sinistra nell'angolino. Esattamente da questa parte. Qui in basso c'è il tasto per attivare il timer. Attendete i 10 minuti e poi andiamo a attivare il pulsante XP AFK che si trova qua a destra, qui dove c'è il tasto. E ora inizieremo a guadagnare punti esperienza in modalità AFK. Le monete pagano punti esperienza. Tanto per la trappola in pieno e qui a sinistra sopra il corrimano abbiamo il primo tasto secret, eccolo qui. Una volta cliccato inizieremo a guadagnare punti esperienza aggiuntivi rispetto a prima. Poi dobbiamo andare avanti, non cadere così certamente, ma vediamo se ripartiamo. Ok, quindi saltiamo, andiamo al punto 5. Ok, andiamo avanti. Ok, abbiamo Aya. Siamo all'8. Ottimo, 9. E qui al 9 c'è il secondo tasto che è qua nell'angolino. Vediamo se lo becchiamo. Eccolo qui. Una volta cliccato ci farà guadagnare altri punti esperienza. Ora andiamo avanti. Non amo le Deathrun, proprio non le sopporto, però questa paga davvero tanto e quindi se volete livellare velocemente non è affatto male. Ok. Ok, qui è in alto, immaginavo c'è la freccia, qui c'è? No, ok, sarà qua, andare lì, perfetto, siamo al 12 e qui abbiamo il nostro terzo pulsante segreto da cliccare. Queste le evitiamo come la morte. Passaggio numero 13. Ok, siamo
arrivati al 14, 15, diamante, diamante mancato, ottimo. Quindi andiamo avanti. Ok. Posizione 16 e qui ci sarà sul secondo balcone, qua a destra, ci sarà il tasto qua sopra, eccolo qui. Ok, eccolo qua. Altro tasto da cliccare. Ottimo. Ultimo passaggio. Questo è devastante. Uno. Non ci credo. Siamo andati troppo lunghi. Mannaggia. Qua ci siamo incagliati, eh. Attenzione, ok, 18. Siamo quasi, eh. Fiori. C'è il 19. Qui sei però manchi l'atterraggio. Male, male. Ok. 20. E qui tasto. Finish. Ultimo passaggio, bouncer room. E poi, se volete ristartare e riprovare, ricordo che il cap è sempre 400, però si fanno molti punti esperienza. Fatemi sapere cosa ne pensate, andatevi a recuperare il video di stamattina, mi raccomando, se volete partecipare al contest per vincere la skin di Black Widow OG, io vi ringrazio per aver visto il video di oggi, noi ci vediamo domani con le news e dai che manca pochissimo a questa final season OG. Buon game a tutti, ciao!